Ragazzi, nuovo video, oggi video top prodotti 2017, ma questa volta stiamo parlando degli occhi, stiamo parlando di prodotti top 2017 per occhi e labbra. Se avete visto il video top prodotti preferiti, base, ovvero fondotinta, bronzer, eccetera, eccetera, ho deciso che avrei diviso questo video in due parti, perché onestamente ragazzi, se avessi messo tutti i prodotti in un solo video, cioè questo video sarebbe diventato lunghissimo e onestamente secondo me non ha senso. Comunque, bando alle ciance, iniziamo, perché anche qui sarà comunque un video abbastanza lungo perché ci sono un po' di prodotti che appunto ho amato quest'anno e che voglio assolutamente condividere con voi. Tra parentesi ragazze, voglio assolutamente dirvi che il vincitore del giveaway è stato estratto, quindi andate a controllare su quel video, lascio anche qui il nome della vincitrice, così in caso l'ho già messaggiata eccetera eccetera, però così tutti sanno che il vincitore è stato estratto. Ok, io direi iniziamo dalle palette, e per quanto riguarda le palette ho deciso di, diciamo, prendere le due che ho utilizzato di più quest'anno e forse anche sono quelle lì che sono uscite un po' prima nel 2017, quindi ho utilizzato di più. Ci sono delle palette che sto amando adesso, che ho amato diciamo nell'ultimo mese, due mesi, però onestamente non volevo metterle in questo prodotto dei preferiti. La prima palette che ho usato tantissimo quest'anno ragazze è la palette della Tarte, scusate se è un po' sporca. Insomma, comunque questa qui è la Tarte Tarties Pro e questa qui è appunto la palette all'interno. Mi è piaciuta tantissimo, innanzitutto è fantastica perché appunto ha un sacco di colori matte come potete vedere, e la cosa fighissima è che se quando uno, una persona non sa quale trucco farsi, basta che segue la linea, insomma, e può fare un trucco super facile. È molto scrivente, io ho viaggiato tantissimo con questa palette perché è una palette molto completa, ha tutti i colori matte e ha quattro colori metallizzati che sono molto molto validi, quindi se non l'avete mai provata, secondo me questo è un ottimo prodotto, io ve lo consiglio. So che la Tarte appunto non si può trovare in Italia ancora purtroppo, però ragazzi io ho sempre anche ordinato sul sito della Tarte e non ho mai avuto problemi, quindi in caso vi metto il sito della Tarte qua sotto. E l'altra palette che sicuramente ho utilizzato tantissimo è stata la palette Too Faced Sweet Peach appunto della Too Faced. Questa qui è la palette, questa qui è stata la palette che ho utilizzato di più veramente da giugno fino a settembre. È stata tipo una delle uniche palette che mi sono portata quando sono andata in Sardegna. Veramente è una palette fantastica, nonostante non tutti i colori siano pigmentati allo stesso modo, alcuni siano un po' meno pigmentati degli altri, i colori sono stupendi e comunque i matte sono molto sfumabili, ma anche appunto i metallizzati, alcuni sono molto molto validi. Io l'ho utilizzata tantissimo questo 2017, sono sicura che quest'estate la riutilizzerò di nuovo un sacco. Per quanto riguarda, diciamo, primer, eccetera, eccetera, sapete che io amo il Too Faced Shadows Insurance e quello lì non è un top 2017, quello è tipo il top del top. Però per quanto riguarda il 2017 ho scoperto questa colla per glitter della NYX, la NYX Glitter Primer, e ragazzi è fantastica, super super valida, molto comparabile a quella della Too Faced, la Glitter Glue. Però questa qui tipo costa molto molto di meno, non moltissimo, però un po' di meno. Onestamente ragazze, cioè io l'ho comprata a gennaio e sembra che tipo non l'ho mai utilizzata, perché ne basta veramente poca. Io questa la utilizzo non solo con i glitter ma anche con gli ombretti metallizzati, perché avendo la palpebra, diciamo, che non ho tanto spazio, se non metto la colla per glitter, quello che mi succede è che tutti gli ombretti metallizzati mi si vanno a stampare tipo sulla piega ed è una cosa orribile che io odio, quindi io la utilizzo veramente con tutti gli ombretti metallizzati di qualsiasi palette, applico sempre sotto questo primer. Continuando per quanto riguarda gli occhi, passiamo alle ragazze matite dell'anno, e ragazze le matite dell'anno, ma che saranno anche di quest'anno sicuramente, sono le matite della Marc Jacobs, ovvero queste qui sono le Marc Jacobs, non so come si chiamano, comunque sono queste matite. Ragazze, io ve l'ho detto già in 150.000 video, penso che vi ho fatto una testa così quest'anno, queste sono le matite migliori sul mercato. Non esiste una matita così intensa che dura tantissimo e che resta tutto il giorno. Se
avete il problema degli occhi che vi lacrimano o delle matite che non vi restano nell'anima inferiore, provate queste e non ve ne pentirete. Sì, so che costano, perché costano più di 20 euro, però ragazze, cioè, vi giuro che appena le proverete capirete quello che sto dicendo, perché è come praticamente mettersi l'eyeliner nero, quello lì in penna, nell'anima inferiore. Però sono delle matite in gel, tra parentesi, sono super scriventi, hanno un sacco di dei bei colori. Io ho il colore, vediamo se riesco a vedere il nome, non penso perché sono un po' ciecata. Io ho il colore, ok, io ho il colore Whirlpool, ho il colore Earthquake e ho il colore Blacker, quindi nera, marrone e tipo verde, diciamo acqua. Vi giuro ragazze, me le comprerei di tutti i colori perché sono super super valide. Poi per quanto riguarda le sopracciglia, sto un po' saltando da matite eccetera eccetera, però vabbè, l'unico ragazze prodotto che io ho utilizzato quest'anno e che secondo me è il migliore sul mercato, il Cabrao, è appunto questa sorta di pomade per le sopracciglia. Mi ci sono trovata benissimo, non è stato un anno in cui ho utilizzato tante matite per le sopracciglia, però se le utilizzo, utilizzo quella della Benefit o utilizzo quella dell'Anastasia. In generale questi sono i prodotti miei preferiti per appunto le sopracciglia. Ombretti singoli, anche se non sono diciamo una fan degli ombretti singoli, ho scoperto ragazze questi della Colourpop e sono veramente veramente validi. Sono veramente pigmentati, l'unica cosa è che sono un po' scomodi. Questi qui sono i Color Super Shock, magari adesso vi faccio vedere uno su Watch. Questo qui ragazze è stato uno dei miei colori preferiti, come vedete bello scavato. Questo qui è il colore Winnie. Ma ragazzi, non so spiegarvi, cioè questi ombretti sono tipo, sono veramente, veramente super, iper pigmentati. Cioè sono di una cremosità che veramente, cioè questa formula è molto, ma molto particolare, molto belli. Sicuramente i colori, diciamo shimmer, comunque shimmer, comunque metallizzati, mi piacciono di più dei colori matte, perché semplicemente questi colori secondo me si applicano meglio con le dita. Però anche il colore matte, come vedete, è molto ma molto pigmentato. Io ve li consiglio se non l'avete mai provati, costano molto poco. So che ci sono un sacco di palette della Colourpop di ombretti normali che sono molto valide. Onestamente ragazzi, non ho avuto ancora diciamo l'onore di provarla, insomma, perché ragazzi c'è un sacco di make up, onestamente, anche se costano poco. Per ora non ho ancora, diciamo, deciso di comprarle, sto aspettando magari che la Colourpop faccia tipo la spedizione gratis internazionale e così posso comprarle, insomma. Però così, giusto per comprarle, ragazze, non ho bisogno di altre palette, insomma. Poi, ovviamente, ombretto dell'anno, ragazze, sono i Stila Magnificent Eye Metal Eyeshadow, che sono questi qui, che sono gli ombretti in crema della Stila. Se non li avete mai provati ragazze, mi sa che dovete subito andarli a comprare adesso. Sono fantastici, sono super facili da applicare, non hanno bisogno di nessuna base speciale sotto e sono veramente iper 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 pigmentati. Cioè ragazze, boom, non so se potete vedere, però veramente sono veramente fantastici. Questo qui è il mio colore preferito, che è il colore Rose Gold Retro, che è appunto un colore molto banale e molto, diciamo, molto banale, molto rosino, molto rose gold. Però questi sono i colori che mi piacciono e questo è validissimo. Se non l'avete mai provato, ragazze, dovete provarlo nel 2018, perché è un prodotto super super valido. No, prodotto ragazze, e stiamo parlando di un mascara. Devo essere onesta, ho sempre praticamente utilizzato il Better Than Sex, ma non è un preferito del 2017. Una scoperta che veramente mi ha stupito è questo mascara della Make Up For Ever, e si chiama L'Excessive Lash. Onestamente ragazze, ho sempre detto, anche in alcuni video dei preferiti che ho fatto quest'anno, che se guardate lo scovolino, è uno scovolino molto meh, cioè lo guardate e dite cosa mi farà questo. Ragazze, è un mascara ottimo, mi allunga le ciglia un sacco e soprattutto me le separa. Non dà un sacco di volume, però ragazze, me le allunga talmente tanto che me le fa sembrare tipo da cerbiatta. È molto molto valido e secondo me è un mascara molto molto sottovalutato. Diciamo che non è molto, diciamo, il packaging non è che ti attira molto, è un packaging molto, diciamo, basic. Però ovviamente stiamo parlando della Make Up For Ever e la Make Up For Ever non è che faccia mai prodotti, insomma, con un packaging super super carino.
Però onestamente il prodotto all'interno è super valido, se non l'avete mai provato io ve lo consiglio. Ok ragazzi, credo che per gli occhi ho finito, se mi sono dimenticata qualcosa chiedo scusa, però per adesso mi sembra che questi sono i prodotti che ho diciamo amato di più. Ora passiamo, mamma mia c'è un casino su questa scrivania ragazzi, che voi non avete idea, c'ho tipo un botto di prodotti. Passando alle labbra, allora, ci sono vari prodotti che ho amato. Primo prodotto che pensavo che non avrei mai amato in vita mia, ed è questo rossetto della Yves Saint Laurent, molto fancy. Questo qui è, boh, che ne so, non so neanche come si chiami, penso si chiama Rouge Volupté something, penso si chiami Rouge Volupté. Però ragazze non sono sicura, comunque sono questi qui. Questo qui è praticamente un rossetto molto molto soft, cioè praticamente dà solo un tocco di colore. L'ho amato ragazze perché tipo questo qui è tipo il diciamo rossetto che utilizzo quando devo andare a lavoro, quando appunto non voglio avere un colore super super intenso sulle labbra, perché ovviamente non mi sembra il caso. È veramente bellissimo, mi piace il colore e soprattutto mi piace perché comunque mi avendo questo sorta di lucido mi idrata le labbra ed è fantastico. Top del top del top del top, ma questo ragazzi, cioè, non penso che sia il top del 2017. Aspetta che mi apro il naso. Oh. Questo sarà il top della mia vita, cioè se potessi fare un top della mia vita, io sono sicura che questo lo sarà, perché questo ragazzi è il mio nude preferito, però lo voglio mettere in questo video perché se non l'avete mai provato ragazze, io ve lo consiglio. Questo qui è nel colore Stripped ed è dell'Anastasia Beverly Hills, magari ve lo swatch per farvi vedere, ed è praticamente questo nude molto molto neutro ragazze, non è troppo freddo, non è troppo caldo, è un colore stupendo. Io se non utilizzo questo, utilizzo questo tutti i giorni praticamente, di giorno di solito, a meno che appunto durante il periodo di Natale ho utilizzato tantissimi rossi. È un colore stupendo. Oddio, c'ho un capello che mi... veramente un colore bellissimo. Non amo tutti i rossetti liquidi della nostra Beverly Hills, ma questo secondo me è una delle migliori formulazioni. Diciamo che la formulazione varia da colore a colore, ma questo qui ragazzi è fantastico perché lo posso mettere così e rimane matto, posso metterci un lucido labbra sopra, cioè è veramente fantastico. Se non l'avete mai provato, soprattutto questo colore, io ve lo consiglio. Altro rossetto liquido che ho amato tantissimo quest'anno, questo qui della ColourPop, questo qui della, della collezione per Alexis Ren. Non so se c'è ancora sul sito, se c'è ancora mi sa che me ne ordinerò uno extra perché non voglio rimanere senza. Ragazze, questo colore rosso acceso un po' caldo, tipo fire, cioè non so se potete vedere, cioè questo colore è fire per me. Se siete abbronzate, cioè questo qui l'ho utilizzato soprattutto d'estate perché adesso non penso che mi starebbe benissimo perché è veramente bello, bello acceso come potete vedere, ma d'estate ragazze, cioè è il colore perfetto perché appunto è quel rosso che fa esaltare la bronzatura. La formulazione mi piace, mi dura un sacco, non mi secca troppo le labbra, io ve lo consiglio. Poi, altro amato di quest'anno, anche qui, è un prodotto che vi voglio citare ma penso che ce lo conosciate tutte, è il Velvet di della MAC. Come vedete ragazze sono molto basic per quanto riguarda le labbra, però questo qui anche è un rossetto che ho utilizzato tantissimo quest'anno e quello che ho adesso, tra parentesi, sulle labbra è super super basic, però è tipo, sapete, quando lo mettete sapete cosa vi aspettate, ovvero è matte però non mi secca le labbra, quando se ne va via non è che se ne va via e tipo mi fa venire la faccia da pagliaccio. È ottimo ragazze, super super consigliato. Altro consigliato che però adesso non sto vedendo perché ho solo la versione mini size, devo assolutamente andarmi a comprare quella full size, sono le tinte di Sephora. Io qua il colore rosso ragazze, ma secondo me le tinte di Sephora sono super super valide, è un prodotto che ho utilizzato tantissimo nel 2017, sicuramente il rosso è il colore che io ho utilizzato di più perché è il mio preferito della collezione, però c'è anche un colore scuro vinaccia che mi piace tantissimo, adesso non mi viene in mente come si chiama, magari ve lo metto il link. Sono molto valide per il prezzo che costano, onestamente non hanno niente da invidiare a tinte liquide, a rossetti liquidi molto ma molto più costosi. Se non li avete mai provati io ve li consiglio. E poi ragazze, ultimo prodotto, si tratta di un gloss.
Non sono un amante sfegatata di gloss, ma devo dire che li sto amando sempre di più. Questo qui è della Becca, questo qui è il Becca Liquid Crystal Lip Topper e questo qui è Champagne per Bellini. Diciamo è il colore un po' più basic ed è fantastico perché vabbè, adesso me lo metto. Perché ragazzi dà questo colore che è bello luminoso, riflettente, però non è tipo un colore tipo viola, verde, eccetera, un colore tipo super strano. È un colore che sta benissimo e va benissimo con tutti i miei nude. Da quando l'ho preso ad agosto, ragazze, praticamente l'ho usato tantissimo e l'ho praticamente anche utilizzo tutti i giorni, perché quando ho le labbra secche non amo utilizzare i colori matte perché mi vanno ad evidenziare solamente le pellicine. Quindi metto un gloss sopra che così, diciamo, fa sembrare le mie labbra un po' più rimpolpate, insomma. Questo qui è fantastico, se non l'avete mai provato, ragazze, io ve lo consiglio. Se vi piacciono i gloss, insieme a quelli della Marc Jacobs, sono i gloss, diciamo, high end che mi piacciono veramente di più di tutti. Mamma mia, c'ho sta cosa nel naso, terribile. C'ho questo capello che mi continua a... Ragazzi, quindi questi erano tutti i miei prodotti preferiti, occhi e labbra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri preferiti occhi e labbra. Ovviamente voglio sapere quali sono stati i vostri preferiti. Spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!